back to the river. Take me back to the war, to where I became nobody's hero and someone else's war. Sono volontario della Fondazione Aiutare i Bambini. In Italia, nel mondo, ci sono sempre tante cose da fare. E abbiamo sempre bisogno d'aiuto, anche del tuo. Lei è Perini? Sì. Perini è una brava persona, ma non mente. Lei è un mentitore. Abbastanza. A lei piacerebbe essere Perini? La vedo poco convinto. Quest'anno vi Ciao. Ciao. Come ti chiami? Ludovica. E cosa fai qua? Canto. Cosa ci canti? Dimmi che non passa. Da dove vieni? Da Casale Monferrato. Con chi sei venuta? Con i miei genitori. Dove sono? Mia mamma. Non ci provi. Buonasera. Come mai hai scelto questo concorso per sua figlia? Non l'ho scelto io, l'ha scelto lei. Come mai hai deciso di accompagnarla? Perché sono stata costretta. Da chi? Da lei. Come si chiama? Righi Angelo. Ed è venuto in moto? No, sono venuto in macchina con la figlia. Come mai non siete venuti in moto? Perché siamo in 7 persone e sono dovuto venire in macchina. Non ci sta sulla moto tutti quanti? Eh? Non ci stanno in moto tutti? 7 persone in moto è un po' dura. E fa staffetta? Da Milano? È un po' dura. Che c'è stato detto e
Alle Terme di Castrocaro da sempre sosteniamo e sponsorizziamo eventi legati al canto, dal Festival di Castrocaro al Festival Vocine Nuove che stiamo ospitando in questi giorni. All'interno della nostra struttura, nella Clinica del Benessere, il percorso Long Life Voice è una risposta a tutte le persone che utilizzano la voce come strumento di lavoro, soprattutto per i cantanti, ma non solo. Con questo percorso, dall'alimentazione alla postura, al corretto stile di vita nel movimento e a una valutazione diagnostica sulle proprie corde vocali, nasce il percorso per una risposta integrata che parte dalla proprietà delle nostre acque termali che da sempre agiscono sulle mucose per sfiammare e in questo caso per rendere le corde vocali pronte ad una riabilitazione che fa recuperare la potenza vocale e sicuramente la salute. Grazie per la linea, per l'Italia che lavora, un altro grande lavoratore, prego. Io inforno, appena posso infornare divento matto. E gli italiani, mi è rimasto tanto la pizza, anche le vocine, quando c'è la pizza la vita è mezza risolta. Per le Vocine Nuove di Castrocaro e Terra del Sole, signori, abbiamo presentato un lavoratore italiano. Viaggiando contro vento riso vero, magari poco niente ma ci sarò, e questo è l'importante, acqua sarò, che spegnerò un momento accanto a te, viaggiando contro vento. Come mai hai scelto di venire a questo concorso? Cercato su internet. Ti è piaciuto qualcosa in particolare? Sì. Che cosa? Cantare. E non vedi che sto piangendo, chi se ne accorge non sei tu, del tuo sguardo distratto. E non vedi che sto fingendo e non mi guardi già più, quanto fare distratto. Scuola di musica Gioacchino Rossini è frequentata da 120 allievi, 14 valenti professori che insegnano dalla musica propedeutica al pianoforte, alla chitarra, al canto e agli strumenti prettamente bandistici. Castrocaro Classica, il cui scopo è diffondere la musica classica e non solo, organizza oltre a diversi concerti nella sua sede alla sala concertistica la rassegna concorso dei migliori diplomati dei conservatori d'Italia, giunta alla 18ª edizione, e nell'ultima settimana di agosto l'11º corso estivo Marco Allegri per vivere insieme la musica. Come mai si appoggia? È stanco? Anche. Come mai è stanco? Così, un po' la tensione anche, per la mia piccola testa. Di Manuel cosa ti è piaciuto? Di Manuel il video, quello della farina sul tavolo, che poi in base agli acuti faceva delle forme diverse.
tutto quello che esiste è suono, è vibrazione. Questa sedia, il pavimento, io sono un suono. Noi tutti siamo un suono, pertanto le leggi della fisica vibrazionale dovrebbero essere studiate, approfondite per capire veramente cosa succede in realtà, come un suono si può materializzare. L'aspetto più importante che possiamo dire è che, essendo noi il suono, se viviamo in luoghi dove i suoni che emettiamo con la nostra voce e i suoni che riceviamo dagli altri sono negativi, la nostra vita, proprio a livello molecolare atomico, sarà una vita negativa. Se invece viviamo in luoghi dove i suoni sono belli, puri e armoniosi, noi vivremo una vita bella, pura e armoniosa. Perché ci siamo divisi in gruppi e abbiamo fatto canzoni come volevamo e poi ci votavano. L'apparato respiratorio funziona principalmente grazie all'azione del muscolo che si chiama diaframma, che è il muscolo che ci permette di gestire il meccanismo della respirazione, intesa come inspirazione quando carichiamo l'aria e come espirazione quando noi appunto gestiamo il suono in uscita. Il diaframma è un muscolo che separa la cavità toracica dalla cavità addominale e ha i bordi sigillati intorno alla cassa toracica. Quando noi inspiriamo, il diaframma scende. Quando noi espiriamo, il diaframma sale. Ed è il momento in cui il diaframma sale che è importantissimo per un cantante, perché permette di controllare il flusso del fiato in uscita. Il meccanismo respiratorio è leggermente diverso quando viene utilizzato per una respirazione normale, quindi che ci serve per vivere, e quando invece dobbiamo utilizzarlo per una respirazione finalizzata al canto. Una terra promessa, un mondo diverso dove crescere i nostri pensieri. Noi non ci fermeremo, non ci stancheremo di cercare il nostro cammino. Buongiorno. Buongiorno. Come mai partecipi a questo concorso? Perché mi piace cantare. Sì. Buongiorno. Ciao. Allora. Ciao. Sei arrivato adesso. Ah, bene. Siamo qua. Mettiamoci d'accordo, in due. All'interno del mio Intense Vocal Workout lavoriamo molto con le gambe, per cui cominciamo a lavorare con una marcia per riscaldare tutto il corpo, far salire la temperatura corporea, far salire il battito cardiaco e naturalmente vocalizziamo. Io sono qui per ascoltare un sogno, non parlerò se non ne avrai bisogno, ma ci sarò perché così mi sento accanto a te. Viaggiando contro vento risolverò. Cosa fai oggi qua? Canto. Perché? Perché mi piace cantare. Ma rivedi, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Chi l'ha scelto questo concorso? Io, mia mamma, mio papà e mia sorella e mio fratello. Chi ha deciso di scriverla al concorso? Ah, la bimba ha deciso, e quindi è una bella possibilità, insomma una nuova esperienza, quindi volentieri abbiamo accettato la richiesta di Giorgia. Ah, la felicità,
dove venite? Cilavegna, Vigevano, Pavia. Com'è andato il viaggio? È lungo, 6 ore. Ciao, ci vediamo domani, diglielo. Ciao. 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 E dai su, canta con me. Che allegria. Si sente una canzone. Che melodia. Sono le vocine nuove. To the wall, to where I became nobody's hero, someone else's war. Sono volontario della Fondazione Aiutare i Bambini. In Italia, nel mondo, ci sono sempre tante cose da fare. E abbiamo sempre bisogno d'aiuto, anche del tuo.